Oggi vi parlerò dell'importanza della connessione con i maestri. I maestri ascesi sono una parte fondamentale della vostra connessione spirituale e della vostra crescita. Ma non per questo, essi vi indicano come comportarvi nella vita reale perché il loro compito è un compito di consapevolezza, di incoraggiamento, di sostegno. Quando siete in contatto con un maestro, non dovete pensare che lui vi infonda la sua energia, ma al contrario, anche egli è un tramite di un'energia universale distillata dalle sue qualità e queste qualità entrano in contatto con voi per aiutarvi a capire, per aiutarvi a sentire, per aiutarvi a osservare. Il sentire è lo spazio più importante al quale voi potete accedere senza utilizzare il giudizio, senza utilizzare i condizionamenti che spesso guidano la vostra vita terrena. Ogni anima è costretta a fare la sua strada con fatica, a volte con dolore e a volte sentimenti contrastanti smuovono la vostra personalità e perdete il contatto con la vostra anima, che invece è una guida potente e amorevole. È la richiesta della vostra anima che dovete imparare ad assecondare, perché attraverso l'ascolto, la meditazione e la connessione con gli esseri di luce potete sviluppare una nuova comprensione, nuove possibilità di agire nell'amore e per l'amore, con la benedizione dei maestri e delle gerarchie di luce.